Buongiorno a tutti. Facciamo colazione con questi pancake in versione con il profumo di limone e miele. Allora, ho preparato gli ingredienti, poi metto le dosi precise perché l'acqua e la farina d'avena devo vedere quanta ne tira. Allora, quindi vado a sbattere i bianchi, gli albumi, ho messo due uova, però se volete potete mettere un tuorlo e soltanto due albumi o anche tre per renderli un pochino più leggeri, ma le uova sono proteiche, fanno benissimo, quindi io ne uso tante. Allora, avete visto, ho sbattuto, non a neve ferma, però ho sbattuto bene gli albumi. Adesso in questa ciotola metto i tuorli con lo zucchero. Questo è un cucchiaio di zucchero pressappoco 25-30 grammi, 25 alla fine. Sbatto, se volete potete fare anche uno sbattitore elettrico, ma non serve. Quindi sbatto un pochino per far sciogliere lo zucchero. Ok, poi ci verso subito lo yogurt greco. Nel sottofondo, nell'audio, si sentono le mie galline che cantano, le mie quattro gallinelle. Allora, questo è un limone del mio orto, piccolino, non tanto grande, grattugio, la scorza gialla, profumatissimo, guardate, gli darà un profumo speciale. Ecco qua, la gratto quasi tutta, così. Ok, poi un po' di vanillina ce la metto, magari mezza bustina, ci sta bene, nemmeno servirebbe perché c'è il limone che gli dà l'aroma, però ce l'ho messa appena un pochino, avete visto? Bene, adesso ci verso la farina, adesso ne ho preparato un po', però poi ho aggiustato il tiro e quindi vi ho messo la dose giusta. Naturalmente i pancake potete sempre aggiustare il tiro cambiando qualche cosina. Anche il latte, vedete, ne ho preparato di più, ma poi non l'ho messo tutto e quindi ho scritto comunque la dose giusta. Ecco qua. Vediamo la consistenza, quindi ci regoliamo dalla consistenza. Ci metto anche un pizzico di sale, così. Adesso aggiungo gli albumi che ho montato, non a neve ferma, appena montati un pochino. Bene. E allora, siccome lo vedo un po' troppo lentino, metto ancora un po' di farina d'avena. Ecco qua. E adesso direi che va bene. Con questa dose ci vengono, poi dipende dalla grandezza naturalmente, 6-7 pancake, se li fate più piccolini anche 8. Ok, adesso mi metto un tegame, una padella, quello che volete, antiaderente. Io uso il burro. Il burro, se volete potete usare quello chiarificato, ma a me non piace molto, preferisco usare il burro, tanto ce ne va talmente poco che non succede niente. Non abbiamo paura del burro, eh. Qui tanto il fornello sta a 6, massimo 7, vediamo, l'ho messo a 7, poi lo abbasso, quindi non è altissimo. Ci verso un mestolo così, vedete, si allarga da solo. Se volete, potete, se lo volete più sottile, potete abbassarlo direttamente con il mestolo. Però va bene così, se la consistenza è quella giusta, si allarga da solo ed è giusto così. Adesso, come cominciano a venire le prime bollicine, vedete, siccome io non voglio farlo molto, poi regolate il fuoco sotto naturalmente. Il primo è sempre un esperimento, il primo non viene mai bene, perché poi aggiustiamo, vedete, ancora non è pronto.
Appena che è bello dorato sotto, lo giro. Oh, se avete un padellino, naturalmente fatelo saltare. Io adesso ho preso questo e non posso. E lo giro con la paletta. Vedete, così va bene. Lo faccio dorare anche sotto. Ok, sì, direi che va bene senza farlo bruciacchiare troppo. Metto il primo in un piattino e continuo. Continuo con il burro, io uso questo burro dell'Alto Adige, posso fare anche con la carta così, senza metterle, così ce ne va di meno, ungo soltanto la padella e vado, continuo fino a esaurimento del composto. Si sente già un profumino, devo fare ancora colazione così ne approfitto, poi ne mangio uno. Sul canale ci sono anche altri video, ci sono i pancake proteici con meno carboidrati, potete anche andarli a vedere. Se lo volete più sottile, ecco, basta fare con il mestolo così si allarga un pochino. Eccoli pronti, bene, bellissimi, che dite? A questo punto io userò il miele dei Castelli Romani, questo è il miele che è fatto da degli amici, ci vorrebbe i pancake americani, sapete che si mette lo sciroppo d'acero, però io questa volta voglio variare, quindi li farò a modo mio e userò il miele, ma voi naturalmente fate come volete. Questo è buonissimo, questo miele, vedete? Abbondiamo, ma sì, anche un po' di zucchero a velo. E un fiorellino preso dal mio orto, un fiore commestibile. Bene, amici, se il video vi è piaciuto, vi invito a condividerlo, a lasciare un like e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti, buona colazione!